Salve, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi parliamo di nuovo di ZeniSmart che ci ha proposto un altro bellissimo prodotto, anzi sono due prodotti, lo vedremo subito, e parliamo di questi. Questi sono degli interruttori smart, questi qui, che praticamente sostituiscono i nostri deviatori. Sono tutti intelligenti, si possono accoppiare e vediamo anche sul nostro pannello elettrico che ho costruito apposta per fare questi video, come si può utilizzare i nostri deviatori. Ripeto, sono due, hanno questo solamente un touch, esistono anche a due touch e a tre touch. Quindi se abbiamo dei deviatori lontani, ma non solo deviatori, possiamo fare anche dei tasti lontani dal nostro lampadario e vogliamo avvicinarci adesso a una scrivania o a qualche altra cosa, con questi touch noi lo possiamo fare. Vi ricordo che questi sono proposti da ZeniSmart e andiamo a vedere ora cosa possiamo andare a fare e come si installano nel nostro pannello che rappresenta il nostro impianto di casa. Andiamo a vedere come si utilizzano. Allora, per prima cosa andiamo a vedere i nostri due prodotti. Praticamente sono due touch, tutti in vetro, predisposti per il nostro 503. Uno è lo slave, cioè questo, ed è wifi, sempre per wifi 2G4, mi raccomando. Questo è il master dove ci sono tutte le uscite, quindi il neutro, la fase e l'uscita per comandare il nostro lampadario o la nostra lampadina. Invece quest'altro ha solamente il neutro e la fase diretta. Vediamo anche come funziona. Possiamo far funzionare delle lampade a fluorescenza, possiamo far funzionare delle lampade a incandescenza e anche a LED. Ora andiamo a vedere come si monta il tutto. Ok, questo è il nostro pannello dove noi stiamo simulando il nostro impianto elettrico. Queste sono le due lampadine, il lampadario diciamo, che dobbiamo fare accendere. Questa è la nostra scala di derivazione dove prenderemo tutti i contatti e questi sono i nostri due pozzetti. I nostri due pozzetti dove faremo arrivare da una parte solamente il ritorno delle lampadine, quindi non dobbiamo fare la deviazione come deviatori, e poi dobbiamo prendere pure la corrente, quindi fase neutro diretti, e dall'altra parte anche fase neutro diretto. Ora andiamo a collegare il nostro impianto sui nostri tasti, che andranno messi lo slave dove ci sono solamente i due fili e invece il master, questo dove ci sono più contatti, al pozzetto dove c'è il ritorno della nostra fase delle lampadine. Andiamo a vedere il collegamento. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a montare il nostro tasto slave, quindi prepariamo i fili e apriamo il nostro tasto. Da dove si apre? Semplicissimo, qua c'è una lamella, inseriamo il giravite e apriamo, va a scorrere. Andiamo a collegare i fili. Allora, il neutro e il nostro azzurro, mi raccomando, questi lavori dovete farlo sempre con la corrente staccata. Allora andiamo a inserire il nostro neutro
al morsetto neutro, mettiamoci sempre in sicurezza, stacchiamo sempre la luce e andiamo a inserire la fase ok. Dobbiamo andare a sistemare il nostro supportino nel pozzetto 503, quindi dobbiamo farlo alloggiare qui. Avvitiamo le nostre viti. E prendiamo il nostro interruttore e lo mettiamo a scorrere ed è pronto. Ok, il primo è montato, andiamo a montare il secondo. Allora, ora dobbiamo andare a collegare il nostro tasto touch, quello master ci accorgiamo perché c'è scritto neutro, fase e uscita out L1, che serve per far funzionare le nostre lampadine o il nostro lampadario. Andiamoli a collegare, ma prima ancora dobbiamo aprirlo. Ok, si apre così, va a scorrere ed è pronto. Andiamo a collegarlo sui nostri morsetti. Quindi apriamo le viti. E incominciamo a collegare il neutro. Mi raccomando sempre, sarò un po' antipatico su questa cosa, però mi raccomando sempre di staccare la corrente, è una cosa importantissima. Andiamo a collegare la nostra fase, la nostra corrente a live. Andiamo a collegare il nostro filo, che io l'ho segnato col rosso, delle lampadine. Ora lo possiamo inserire nel nostro pozzetto 503. Andiamo a inserire il nostro touch. Il touch si inserisce sempre dalla tacca all'infuori. Pronto. A questo punto possiamo dare corrente. Lo prendiamo dal nostro manino termico. Allora, lui già è pronto, però non è collegato al nostro wifi. Però se accendiamo questo, il master funziona. Fa accendere e spegnere la nostra lampadina. Questo accende e spegne, ma non fa nessuna funzione perché dobbiamo accoppiare tutte e due. Allora andiamo a fare l'accoppiamento. Ok, andiamo a fare l'installazione con il nostro tasto. Andiamo a schiacciare questo qui per qualche secondo. Aspettiamo che lampeggia. Ok, messo che lampeggia, premiamo più sull'applicazione. Andiamo su commutato e andiamo su conferma, diamo la nostra password e andiamo a installare il nostro prodotto. Ok, diamo
One switch già l'ha messo lui, va bene, andiamo sul corridoio e mettiamo fine. A questo punto già dovrebbe funzionare. Ok, si accende e si spegne. Ora dobbiamo andare a installare il secondo. Quindi torniamo indietro e diamo tap su questo, sul secondo deviatore, sullo slave. Una volta che lampeggia andiamo a fare la stessa operazione, clicchiamo, andiamo, conferma, aspettiamo che trova anche questo. Ok, abbiamo trovato anche il secondo, gli diamo sempre corridoio, fine, e in questo caso abbiamo la funzione ma non vediamo l'accensione. Ok, ora è semplice, dobbiamo solamente andare a accoppiare i due tasti. Andiamo a vedere come si fa. Dobbiamo andare sul primo switch, su questo, andare qua sopra sulla penna, sulla matita, e dove c'è scritto dispositivo associati, associamo i nostri dispositivi, aggiungi dispositivo, quale vuoi mettere? One switch 3, e salviamo. Ok, a questo punto abbiamo salvato i nostri dispositivi. Andiamo a vedere ora come funziona i nostri due dispositivi. Se io premo qua, ora si accende, se spengo si spegne. La stessa cosa è per questo, schiaccio di qua e spengo di qua, accendo di qua e spengo di là. Questa è un'ottima, sono degli ottimi interruttori, perché possiamo fare, basta che diamo corrente a uno dei due e anche all'altro ovviamente, e abbiamo la possibilità di fare delle deviazioni senza mettere altri fili, senza passare altri fili, ma solamente con due fili, fase e neutro. Quindi se siamo vicino a una presa basta tirarci fuori due fili di corrente e loro funzionano, e funzionano anche veramente bene. Possiamo anche vedere sulla nostra app l'accensione e lo spegnimento, che è anche abbastanza veloce e funziona anche bene. Abbiamo anche funzione di countdown, di timer, ci dà anche, però solamente quel master, ci dice anche l'elettricità e quanto sta consumando. Praticamente in questo momento sta consumando 20 watt e abbiamo una corrente di 230. Ti dice anche il totale dei kilowatt consumati e così dicendo. È un ottimo prodotto, ripeto, viene fornito dalla Zeni Smart, vi lascerò il link in descrizione qua sotto. Ok, con questo è tutto, ringrazio di nuovo Zeni Smart per i prodotti che ci lascia sempre da recensire, sono bellissimi, ne stanno arrivando tantissimi altri. E vi chiedo solamente di mettere un bellissimo like verso sopra, registrarvi al mio canale, registrarvi al mio sito, registratevi anche al mio canale Telegram, perché ho visto che YouTube, anche se attivate la campanella, non vi manda notifiche. Quindi registratevi anche al mio canale Telegram, così io quando arriverà il video vi arriva subito su Telegram. E con questo è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.